La rete sembra essere attualmente il canale privilegiato per divulgare il sapere scientifico. Quali sono le potenzialità e i rischi? Le potenzialità per divulgare la scienza sono enormi, soprattutto perché attraverso i nuovi social come YouTube o Instagram si riesce a raggiungere una fetta di popolazione giovane che è totalmente assente ormai nei vecchi media, non guardano la televisione, non ascoltano la radio e non leggono libri e riviste. I rischi sono che la cattiva informazione sovrasti quella buona, perché c'è un sacco anche di cattiva informazione, miti, storie, fake news. Quindi bisogna che in massa anche l'informazione istituzionale si adegui ai nuovi social. Le potenzialità sono enormi perché si può arrivare in maniera trasversale a un grosso pubblico nelle più svariate situazioni, quindi dal divano alla mattina sul water. Quindi possiamo creare opportunità di divulgazione in contesti dove finora non siamo mai arrivati prima. La parte di contro è che spesso si cerca di farlo in modo più sexy possibile e spesso questo può portare a una semplificazione eccessiva. Ora, non è il problema della semplificazione, ma ricordare che le cose semplificate non sono semplici, rimangono complicate, sono semplificate. Quindi rispetto a quello che è la complessità reale dei problemi, di quello che non solo la scienza ma in generale il mondo, si rischia di dare una visione molto bidimensionale, quando i problemi sono grigi. L'opportunità grande per la statistica è essere in mezzo a questo, in mezzo da una parte a un'idea semplice e fare da porta d'entrata verso la complessità di quanto è meraviglioso poi un mondo pieno di colori. Cioè, immaginatevi un mondo con 8 colori, è semplice da capire, ma non è la stessa cosa con un mondo con milioni e milioni di colori. I rischi sono tantissimi, li vediamo ogni giorno. Le potenzialità sono tantissime, bisogna fare attenzione a quello che si vuole comunicare e soprattutto a qual è l'utente finale, perché ogni utente nella sua fascia d'età e anche nella sua collocazione sociale ha un modo di recepire la comunicazione in modo diverso. Le potenzialità della rete sono immense, principalmente perché danno la possibilità a chiunque ne abbia la voglia e la capacità di mettersi in gioco, e questo ovviamente rimuove un enorme filtro tra chi ha voglia di comunicare e tra chi ha voglia di ascoltare. Le potenzialità della rete sono immense, nel senso che puoi davvero arrivare a chiunque, puoi utilizzare Instagram e arrivare ai più giovani, perché adesso Instagram va un casino fra i più giovani, puoi andare su Facebook, che ormai lo sappiamo tutti è un social network da vecchi, e arrivare alle persone un po' più in là con l'età, puoi utilizzare YouTube per avere quella fascia di mezzo, no? 18 anni, 35, puoi davvero arrivare a tutti, per cui bisogna curare molto quello che si dice, le parole, e bisogna essere anche disposti a correggersi nel momento in cui si sbaglia, succede e basta correggersi. E secondo te come l'Istat può comunicare la statistica su un canale tipo YouTube? Secondo me l'argomento è perfetto, andrebbero presi esempi della vita di tutti i giorni costruiti chiaramente a tavolino. Noi tutti i giorni siamo bombardati da numeri e non sappiamo così dare un senso a questi numeri. La statistica e l'uso corretto delle interpretazioni statistiche secondo me è l'argomento ideale. Io mi immagino appunto spot o piccoli video della vita di un personaggio immaginario che si trova davanti a un numero o una statistica e cerca di trarne un senso. Gli artisti sono bravi nella comunicazione, possono dare una grossa mano nel trovare modi di raccontare, quindi trovate artisti e fate collaborazioni, fatevi aiutare a trovare, grazie ai più vari linguaggi artistici, da pittura a musica a recitazione, modi in cui raccontarlo, perché il vantaggio degli artisti è che ognuno ha toccato, ha fatto da porta con la propria sensibilità tra quello che è fuori e il modo di raccontarlo. Quindi non solo troverete cose efficaci, ma troverete una varietà senza paragone, perché ognuno sarà diverso. Secondo me basta prendere un po' spunto dalla vita quotidiana, cercando di inserire, come ad esempio abbiamo visto nella conferenza fatta appunto, Conferenza Nazionale di Statistica insieme, e abbiamo visto ci sono tanti divulgatori, si potrebbe unire la divulgazione scientifica di questi giovani che comunque sanno dei vari temi, di chimica,
chimica, di fisica o di tante altre cose, e però affidandosi a dei filmmakers che abbiano l'estro creativo e che possano poi metterlo in storia. Sicuramente sarebbe molto importante riuscire a intercettare quelli che sono i problemi più attuali, quindi essere molto incisivi per esempio sulle questioni, possono essere la politica o la salute o l'ambiente, per esempio, sono tutti argomenti che vengono trattati tutti i giorni nei vari quotidiani, spesso anche in maniera distorta o sbagliata. Sarebbe importante avere un canale di riferimento da parte di un'istituzione che riesca a spiegare in maniera chiara, oggettiva e obiettiva come vanno lette le statistiche. La statistica può avere un ruolo fondamentale, perché la statistica è figa, è estremamente interessante, è affascinante, bisogna saperla comunicare nella maniera giusta, magari con esempi della realtà, riuscendo a essere dissonanti. La statistica magari viene vista molto come establishment, no? Come qualcosa di fissa che è così e bisogna tenerla come tale. No, magari si può prendere da un punto di vista, guarda che la statistica c'ha queste curiosità, c'ha queste cose che non ti aspetti, anche magari non intuitive, che possono affascinare.